Eccolo, eccoci, sono le 8, quasi le 8. Ciao, come stai? Bene. Anch'io. Bene. Perché volevo... c'è quella faccia lì? No, perché volevo sistemare un attimino i telefoni, ecco. Perché siamo tutti un po' storti, vedi? Ecco, adesso sì che siamo. È cambiato tanto, eh. Mamma mia, quanto è cambiato! Certo. Tarukiri Revolution! Non mi lanciare perché sennò cado. Il bello, la bestia! No, ti voglio bene, la dai! Bella non ti... è la bestia, vorrei dire. Ho caldo. Tipico delle donne in menopausa. Si chiamano scalmane. L'aria condizionata. Sono 40 le scalmane. Di cosa parla la diretta di stasera? Delle scalmane della Rosi? Facciamo una diretta sulla scalmana. Potremmo anche farla. Lo dice il titolo. Sei andata dal parrucchiere per il colore, gli hai chiesto di non alterare il tuo colore naturale, vuoi un po' di riflessi, un po' più calda, un po' più ramata, devi partire per le vacanze, volevi dare un po' di luminosità in più al tuo capello, un po' di lucentezza in più. Ma già al primo bagno al mare se n'è andato. Il tuo bellissimo, sfumatissimo... Portarmi la macchina. Dai, racconta le tue disavventure di famiglia, che interessa a tutti, le tue disavventure di famiglia. Dai. Stavamo dicendo. Fai il tuo primo bagno, il tuo bellissimo, sfumatissimo colore. Non c'è più. Questa è la storia vera di una ragazza che ci ha scritto in posta privata chiedendoci come mai le fosse successa questa cosa. Quindi? Quindi, temporanea, semipermanente, permanente ad ossidazione. Cosa stai dicendo? Che fregnaccio stai dicendo? Ma parliamo di colore, il colore, stasera siamo nel mondo del colore. Perché queste qua cosa sono? Le tre principali, poi ce ne sono tante, certo, altre, ma principali colorazioni. Sono i tre segmenti principali della colorazione, ripeto, esatto. Temporanea, semipermanente, o permanente, che non è permanente coi ricci, per permanente colore, intendiamo il colore ad ossidazione. Ognuno di questi colori, di queste tipologie di colore, ha delle differenze e noi stasera siamo proprio qua per questo, per spiegarvi le differenze onde evitare quello che è successo a Lucrezia. Però parleremo solo della prima che abbiamo detto, temporanea, certo, colorazione della colorazione diretta. È il titolo, colorazione diretta o temporanea. Io l'ho ribadito. Abbiamo invitato Lucrezia in negozio da noi, esatto, per farle una consulenza, perché per telefono diventava difficile capire tutto quanto. Ma più che altro vedere anche, realmente... e morale della favola, parlando con lei, controllando il capello, abbiamo scoperto che il parrucchiere dove Lucrezia si era rivolta le aveva fatto una colorazione diretta e qui tutto a posto, tutto bene. Il problema è che questo parrucchiere non le ha spiegato le caratteristiche principali di questo tipo di colorazione. E ci siamo accorti purtroppo negli anni che diverse volte sono stati effettuati dei trattamenti chimici a delle clienti senza che le venisse spiegato fino in fondo cosa significava fare, esatto, un trattamento simile. Le problematiche più che altro non sono mai state, cioè non venivano spiegate, esatto, perché il beneficio, comunque magari il fatto di avere un colore sgargiante. Certo, i vantaggi colore... vengono sempre enfatizzati, ma che non vengono enfatizzati, non sempre, ma a volte sono le problematiche, cioè i punti deboli di un, esatto, certo tipo di trattamento. Infatti Lucrezia voleva un colore un pochino più duraturo, perché stava partendo per il mare, voleva comunque che durasse un pochino, senza però stravolgere troppo il suo colore.
il grosso problema di Lucrezia, lo diceva prima Paolo, che è andata al mare, il primo bagno, e colore se n'è andato, non c'era più. Soldi spesi per niente, arrabbiata. E allora noi abbiamo pensato di fare un po' di dirette, avevamo già iniziato con la stiratura, la permanente, e adesso continueremo con queste tre dirette rivolte al mondo del colore, dove diremo quello che può succedere. E stasera, positivo e negativo. Negativo né positivo, esatto. Certo. Cosa può succedere se ti fanno una colorazione diretta? Sicuramente, come abbiamo visto con Lucrezia, ti scarica velocemente. Infatti, come dice la parola stessa, il colore non viene, il tuo colore naturale non viene modificato, e solo a livello di riflessatura. Perché saluti? Io saluto, ho salutato Angela che sta andando via, abbiamo finito da 5 minuti. Angela sta ciao. A casa. Ho salutato ciao. Anch'io. Stavamo dicendo, viene data una riflessatura al capello solo in modo temporaneo. Perciò, se nelle tue priorità c'è anche la durata del colore, non è questo il prodotto più indicato per te. Assolutamente, perché non dura, non copre i capelli bianchi, non dà copertura al capello bianco. Se tu hai un po' di capelli bianchi e fra le tue priorità c'è quella di nascondere, di eliminare del tutto questi capelli bianchi, non farti fare un riflessante. Una colorazione diretta, non parlare di riflessante. Sì, ho sbagliato a esprimermi, grazie. Una colorazione diretta. Perché la colorazione diretta cosa può fare, Rosy? Non copre il capello bianco, ma lo maschera leggermente. Fa sembrare che siano un pochettino meno. Esatto, perché lì, diciamo, toglie il bianco al 30-40, seconda delle aziende, chiaramente, a seconda di quello si usa. Una sfumatura in modo che l'insieme della testa sembra meno grigia, insomma. Ma rimangano i capelli bianchi. Assolutamente. Per cui se è una delle tue priorità, non fartela fare. No. Se vai al mare o in piscina, visto la stagione, scarica subito. Questo è un grande problema, specialmente adesso che andiamo verso, esatto, verso la stagione estiva, dove si va al mare, si va in piscina, e quindi è facile fare la fine di Lucrezia, ritrovarsi senza il colore dopo solo pochi giorni che si è fatto. Per cui vuol dire arrabbiarsi, vuol dire spendere soldi per niente, perché ci si ritrova ancora col capello non colorato praticamente. Esatto, esatto. Se di notte si suda, si rischia di macchiare il cuscino, il rischio è elevato. Infatti la molecola del colore, non penetrando all'interno del capello, ma fissandosi solo sulla parte esterna del capello, solo sulla corteccia, può essere sufficiente sudare per andare a rilasciare molecole del colore e conseguentemente sporcare il cuscino. Stesso discorso quando ci si fa la doccia, ci si tampona con l'asciugamano, è normale sporcare l'asciugamano perché è un colore che lascia. Esatto. Se si deve dire solo esatto. Sì, stai parlando te, stasera hai deciso okay, di parlare solo te. Va bene, parlo solo io. Non schiarisce il tuo colore naturale, quindi quel colore bellissimo che tu vedi sulla cartella colori e che è un pelino più chiaro del tuo, che puoi pensare di avere un risultato uguale a quello, no, dimenticatelo, perché questo tipo di colorazione non schiarisce il capello. Esatto. E non schiarendo il capello non può darti quell'effetto che magari sulle cartelle colori è tanto bello. Per cui chiedi se è della stessa nuance, della stessa altezza di tono del tuo, o se è più chiaro, perché se è più chiaro non viene così bello, assolutamente. No, non è che non viene così bello, non viene, cioè nel senso non si vede, perché no, se si il vede tuo capello, solo una riflessatura se il tuo e basta. Capello è più scuro non si vede,
si può solo leggermente scurire, esatto, i propri capelli. Oppure quello tonalizzare, lo fanno. Oppure tonalizzare, detto, certo, non so, certo, certo. Prugna, aramato, riflessare. Insomma. Riflessare. O spegnere se magari hai un capello dorato e lo vuoi magari un pochino più freddo come colore. Ci stanno salutando. Ciao Maria Rosa! Persone. Sì. Ciao! Luca, non leggo il cognome perché sono lontano. Non leggere. Non leggo. Chi è che ci sta salutando? Barbara Casel. Casel. Barbara, ciao! Saluto. Esatto, di solo il nome. Saluto, ciao, basta, esatto. Ciao, 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 ciao. Ciao Barbara. Beh, allora, ricapitoliamo un attimino, diciamo la definizione. Sì, parlo un po' te. La definizione della colorazione temporanea. Riassumo un attimino tutto quello che ha detto Paolo. Lo dice proprio la parola temporanea, vuol dire che dura poco nel tempo, dura temporaneamente. Può durare, dipende dalla marca, come diceva Paolo. Dai lavaggi, dalla frequenza, esatto, dei lavaggi. 2, 3, 4 settimane, quando scarica pian piano con i lavaggi, col sudore, col mare, col il cloro, non ti lascia assolutamente la ricrescita. Perché? Perché, come dicevamo prima, le molecole di questo tipo di colore si attaccano solo esternamente, per cui non ti cambiano il tuo colore di capello, te lo riflessano e basta. Non hanno copertura del capello grigio o comunque viene leggermente solo modificato temporaneamente, sempre mascherato, e può essere usato per anche come antigiallo, insomma, per quei capelli che sono un po' ingialliti. Come dicevamo, si aggrappa solo esternamente, per cui non modifica assolutamente il tuo colore naturale. Ma veniamo ai vantaggi, perché tu prima hai detto tutti i difetti della colorazione temporanea, ma ci sono anche dei vantaggi nella colorazione temporanea. Non giusto? Crea danni. Esatto. Non altera la struttura del capello, per cui non crea danni. Non inaridisce il capello, anzi, alcune di queste colorazioni dirette possono anche aiutare il tuo capello a rimanere più lucido, più corposo, più voluminoso. Vero? Tante belle cose. Tante belle cose. E grazie a queste caratteristiche può essere anche ripetuto tutte le volte che più si vuole. Volte. Perché non rovina il capello. Possiamo dare semplicemente una sfumatura naturale senza appunto alterare la struttura del capello. Per cui quelle sfumature aramate, dorate, prugna. Possiamo andare a spegnere quel giallo fastidioso che viene ai capelli grigi naturali. Quante persone hanno questo vediamo problema, in giro, certo, col ciuffo, magari fumano tantissimo e hanno sempre il ciuffo qua davanti giallo, ma solo anche lo smog l'inquinamento rende il capello giallo. E il capello bianco è molto. E con questo genere di prodotti si può ovviare, bisogna sapere come usarli, perché certo, c'è il rischio di raggi anche lì, però si può risolvere o quantomeno mitigare molto queste sfumature brutte gialle. Esatto, va benissimo per le ragazzine o per le signore, per chiunque voglia approcciarsi al colore, ma ha paura del cambiamento, ha paura di rovinare il capello, ma vuole nello stesso tempo avere una riflessatura diversa. Questo tipo di colore ti permette di affrontare le prime colorazioni, di mascherare i primi capelli grigi, o per le ragazzine di avere magari un colore diverso da quello che è il loro naturale, senza però andare a rovinare troppo il... E in più un altro vantaggio importantissimo. Qual è? Che non c'è la La ricrescita, chiaro, è chiaro, perché non avendo il potere schiarente, ma avendo solo il potere di andare a
mascherare e rimanere in superficie, andare a riflessare, non lascia assolutamente la ricrescita. Potete farlo anche 10 volte in fila, ma non vi lascia assolutamente nessuna ricrescita. E, volevi dire adesso, qualche altra cosa? Sì, io volevo dire che adesso che sai tutto sulla colorazione diretta, che ti abbiamo spiegato proprio tutto, e pensi che, se pensi che possa fare al caso tuo, e vieni comunque a trovarci alla Revolution e poi, provala. Comunque le nostre dirette le trovano sul nostro blog, scritte proprio. Ah sì, come abbiamo, diciamo, anche il blog, parola, è vero. Per parola è scritto tutto, segnato, preciso, preciso. Esatto. In più, dove trovano le nostre dirette? Su Facebook, YouTube e Instagram. E infatti vogliamo salutare tutti gli amici, anche quelli di Instagram e anche quelli di YouTube. Non solo quelli di Facebook. Quindi salutiamo e ci vediamo mercoledì prossimo e con un'altra puntata del colore. Se pensate che questa diretta possa servire a qualcun altro e l'avete trovata interessante, condividetela. Ci vediamo mercoledì. Ciao, grazie. Con la seconda puntata. Ciao, ciao. Ciao.